Ciao. Ciao Alessandro, come stai? Tutto bene, tutto bene. Ho avuto un piccolo incidente, scivolato, svinando sulle bucce. Beh, sulle bucce di scivola. se no, che bucce sono, insomma. Certo. Lei è professore, che cosa fa nella vita? Io faccio il vignaiolo. Ma prima cosa faceva? Cosa faceva prima? Ero ricercatore microbiologo in un centro di ricerca. Quindi hai avuto la possibilità. Però in realtà ho avuto la possibilità perché noi facevamo questo per la grande industria alimentare. Ah, perché tu lavoravi con la Cirio? Con la centro di ricerca della Eri nel lato oscuro della forza. Esattamente. Quindi tu sei Anakin Skywalker, noi siamo tornati. Esatto, una brutta persona, come no. Dice una brutta persona. In realtà questo è un discorso molto interessante, perché proprio per questo, in realtà, quando si parla di organismi viventi, dovremmo coinvolgere gli umanisti, per esempio, dovremmo coinvolgere i filosofi. Il tempo ritrovato è legato al fatto che per me è stato un cambiamento molto radicale lavorare in laboratorio e guardare la terra, diciamo, la natura dal punto di vista del laboratorio. Chi lo guarda dal laboratorio ha uno sguardo completamente diverso da chi la vive. E per me andare a lavorare direttamente con le piante, lavorare in cantina con le fermentazioni, è stato un cambiamento forte, radicale, netto. E quindi ho ritrovato un tempo che anche un ritmo del tempo, un tempo, per esempio, il tempo biologico della vite, no? Ecco, per esempio, qui c'è la contrapposizione tra la modernità, il progresso, chiamiamolo vecchio mondo, il mondo contadino. C'è una contrapposizione, spessissimo il mondo contadino sapeva riconoscere anche l'erba spontanea che cresceva, e l'erba spontanea che cresceva ti permette di capire le caratteristiche di un terreno in una piccola zona, e questo significa avere conoscenza del territorio. Diciamo che la Campania è ovviamente quasi tutta vulcanica, quello che cambia è il tipo di roccia vulcanica da zona a zona. Nel napoletano, per esempio, è più gialla, va più su componenti sulfuri, a noi è grigio scuro, quindi ci sono degli elementi minerali differenti, e quindi quello che darà alla pianta sarà differente. E tufo grigio scuro. Si rompe molto, eh? Sì, è friabile. Se voi considerate che in un pugno di terra fertile, che sono meno di 10 grammi di terra, fertile significa non trattata chimicamente, ci sono più microrganismi che persone su tutta la terra. Sul nostro corpo ci sono quasi più cellule microbiche che cellule del nostro corpo, cioè noi nel nostro cammino diffondiamo più DNA microbico che il nostro DNA. Se ci guardasse un extraterrestre che non conosce la specie umana, direbbe: voi siete un organismo simbionte, non siete una specie unica. Più o meno le sensibilità che hai sviluppato per capire quando va effettuato una lavorazione piuttosto che non fare. Diciamo che fondamentalmente bisogna guardare al territorio, che sia il mio o che sia quello di un altro. In realtà quello che abbiamo iniziato a fare è soprattutto guardare agli ecosistemi. Questo diventa un altro ecosistema. Perché un altro ecosistema? Perché non solo, soprattutto per noi che facciamo fermentazioni spontanee, noi non solo, diciamo, arrivano i lieviti che si sono selezionati in quell'annata e che sono aggrappati al chicco d'uva, soprattutto in una cantina in pietra si annidano tantissimi grigi, si annidano negli ambienti, si annidano nella pietra. Io penso che questi dovrebbero essere tutelati come si fa col rinoceronte bianco o come si fa... Io sono per questa posizione. Il problema è che non li vediamo. Se non ci fossero tutti questi microrganismi nel mondo, nella terra, eccetera, il mondo sarebbe un'immensa discarica. Sono loro che degradano tutto quello che ci circonda. Ma soprattutto, siccome i lieviti sono il ponte tra quello che è successo in vigna e quello che succederà in cantina, e questa è la cosa meravigliosa. In realtà la pianta ha scelto la stanzialità, è immobile,
quindi ha scelto di stare lì. Quindi necessariamente deve avere tutta una serie di meccanismi di resistenza alle avversità, proprio perché la pianta sta lì, ferma. A differenza nostra, col caldo ci possiamo spogliare, col freddo ci possiamo riscaldare. Invece la pianta no, sta lì se c'è 50 gradi, se ci sono 0 gradi. Questo significa che ha dei sistemi di difesa che le permettono di resistere alle avversità. La forma della cellula. Ah, che bello questo, guarda lì, ti fa, ingrandisce tutto, meraviglioso. Ti fa vedere il tessuto nei particolari. E questo è un macrocosmo di un microcosmo, o un microcosmo di un macrocosmo, no? Ecco, qui c'è tutto il discorso filosofico umanistico che bisognerebbe mettere in campo. Questo significa, questo è la vita di una pianta. La forza della pianta non è legata soltanto alla forza della pianta in sé, ma è legata al fatto che collabora con tutto l'ambiente, quindi con la flora e con la fauna del luogo. C'è un'altra cosa sulle piante che è, secondo me, molto importante, quello che abbiamo considerato nel modello agricolo che abbiamo sempre attuato. Sia le piante che questo ecosistema di vita non sono stati mai considerati come organismi viventi, e questo è il grosso problema. Ma anche questo, dice, non si fa mai considerare, perché è una questione di retaggio culturale atavico nostro. Noi, quando eravamo preistoricamente uomini, quindi cacciatori, dovevamo proteggerci dalle minacce, quindi le minacce erano tutte in movimento. In quanto essere immobili, quindi non tanto mobili, noi reputiamo che loro siano delle cose. Ah. Ma a livello. Però sono studi degli ultimi 20 anni, comunque. Assolutamente sì, però il modello di agricoltura si è basato su questo sempre. Sì. Le sostanze che sdoganiamo ufficialmente, legalmente, che immettiamo nell'ambiente, vengono sdoganate prima che ancora le istituzioni, i sistemi di controllo sappiano qual è il loro impatto sanitario e il loro impatto sull'ambiente. E questo, c'è un'assonanza tra questo meccanismo in cui la pianta sa che deve nutrire il microrganismo per far sì che la terra diventi fertile, tra le donne che allattano e questo meccanismo. Perché ci sono delle sostanze nel latte materno, ovviamente nel latte materno, sono degli oligosaccaridi, sono dei... in realtà sono dei zuccheri a catena corta. Per anni non si è saputo cosa servivano, e in realtà questi non servono, quando la mamma allatta, non servono a far crescere il bambino, ma servono a far crescere i microrganismi che cresceranno a loro volta nel bambino. Un enologo francese molto bravo, di cui non ricordo il nome, che diceva sempre: ormai le sostanze organiche, abbiamo capito moltissime sostanze organiche dell'uva, del vino, eccetera, e le abbiamo fatte industrialmente e facciamo i surrogati di queste sostanze organiche. Quindi le utilizziamo come additivi, come sostanze, eccetera. Dice: speriamo che, e parlando della mineralità, come la mineralità non sappiamo bene di che cosa è fatta, è una cosa molto complessa, e speriamo che non si capisca mai quali sono le vere sostanze della mineralità, perché sennò immediatamente ci sarà qualcuno che farà questi surrogati. Già, e questo c'è uno che vende cose per dare note vulcaniche ai vini in Napa Valley. No, veramente no, meraviglioso, meraviglioso. Vabbè, dici, dacci l'indirizzo, così, certo, così approfittiamo. Cioè, nel senso che un'agricoltura naturale che io faccio qui, non è detto che bisogna applicarla in altri posti in modo identico, non, appunto. E questo significa che non ci sono dei veri protocolli. No, ma per me è stato un fatto più sentimentale, emotivo. Ma l'hai letto tutto? No. Ah-ha! Assolutamente no. Capito? Ma non era legato. Ecco perché. Ma non era legato a Proust. Ah, non era. Non era legato a Proust. Ah, no, c'è. Il tempo ritrovato era legato a mio fatto interiore, perché per me ho ritrovato. Non è una citazione. Assolutamente no. Beh, io direi un brindisi a Giulia, che è il suo compleanno, facciamo. Ha il nome di mia figlia, quindi... Allora, auguri Giulia! Auguri! È qua. Auguri. Aglio Bionzi, abbiamo pagato. Come si chiama? È troppo che vuole sapere. No, non basta. Ma basta così? Basta così.